Come abbiamo visto nel precedente episodio, molto spesso i rapper tendono a dedicare canzoni alle proprie ex. L'ispirazione in questi casi arriva principalmente dall'astio che si prova nei loro confronti. È il caso di Salmo, nel brano Black Widow, tratto dall'album Elvis Back. Il titolo del brano fa riferimento, secondo il gergo della criminologia, ad una donna che pur di raggiungere i propri scopi, spesso inerenti al campo economico, può arrivare ad uccidere il proprio marito e i propri figli. Inoltre, il titolo è traducibile dall'inglese con vedova nera, che indica ovviamente il celebre ragno. Questa specie, però, ha una caratteristica molto particolare. Gli esemplari femmina tendono ad uccidere e divorare il maschio dopo l'atto sessuale. È chiaro dunque dove sia andato a parare l'artista sardo. Il testo, a differenza di quello di molte altre canzoni, rimane molto composto, esagera molto raramente nei termini, ma al contempo riesce comunque a far trasparire con chiarezza il messaggio lanciato dal cantante. Racconta di una donna ambiziosa, arrivista, che col suo corpo e con i suoi atteggiamenti è riuscita a sopraffare completamente l'artista. Solo per uno slot, scoperebbe super slot. Così materialista, punge chi ha le fene in vista. L'arte dell'inganno e talento da mentalista. Mentre Salmo assume un atteggiamento di distacco, Uga Flame sembra quasi disperato per come sono andate le cose. In Troppo complicato, sembra leccarsi le ferite aperte da una relazione corrosiva. Racconta dei comportamenti di una ragazza altezzosa e snob e di se stesso, che pur di stare con lei, anche solo un minuto, la secondava in ogni cosa. Non sei più niente, anche se ti vedrò con un altro mi troverai indifferente. Ci sarà. Non sto male più, ho riacquistato il sorriso che mi avevi rubato tu. Madman, a differenza di Uga Flame, in Baby Blue Remix racconta tutti i comportamenti della sua ex. Parla di lei come una ragazza che gli sta sempre attorno e la descrive come una gold digger, come una sgualdrina, che parla solo male di tutto e tutti. Ad accompagnarlo in questo pezzo possiamo trovare Pedar e Nitro, che nelle loro barre rincarano ancora di più la dose di insulti, rivolti ovviamente alle proprie ex compagne. Quanto tempo ci ho messo a rimorchiarti, niente, sono onesto. Ma a parte il sesso, niente, solo questo. Mi fingo buono stesso, ingenuo un po' maldestro. Ma non sono Papa Francesco, so che fai la... Ma perché... In Fuck Ex, Ta Supreme racconta delle sue relazioni con le droghe e con le ragazze. Già dal titolo si può infatti denotare come letteralmente mandi a quel paese le sue ex compagne. Senza troppi giri di parole, dice a queste di abbassare la cresta, perché non saranno mai perfette, ed esprimerebbe il suo sogno di trovare una ragazza con la quale viaggiare per l'Europa. Inoltre, descrive gli effetti delle droghe su di lui. Racconta del suo rapporto con lo Xanax e con la marijuana, spiegando come il primo lo abbia fatto stare molto male, mentre la seconda gli serva come fonte di ispirazione per le canzoni. Nel rap, non si è soliti fare delle cover di pezzi di altri artisti. Tuttavia, non è un qualcosa del tutto inesistente. Basti pensare a Dolce Nera di Easy o a Bling Bling di Gue Pequeño. È il caso di Gaemon, che con TPS, ovvero Ti Porto Sfiga, crea una cover della storica canzone degli 883, aggiungendoci delle barre scritte di proprio pugno. Ovviamente, la dedica ad una sua ex e al suo nuovo lui, e augura ad entrambi il peggio. Ti porto sfiga in modo che possiate condividere silenzi e tradimenti. Nel caso di Nitro, invece, non si tratta propriamente di una cover. Salmo, produttore del beat di Margot, avrebbe campionato il sample di Life, dei Legend, e avrebbe creato un beat su cui Nitro ha sputato tutto il suo odio represso nei confronti di una ragazza, che lui denomina appunto Margot. Questo nome è un riferimento all'omonimo personaggio della serie animata Lupin. Margot, infatti, è una giovane ragazza per cui Lupin sarebbe addirittura disposto a morire, che personifica appieno la bellezza, la vanità e l'egoismo e sfrutta ogni suo mezzo per raggiungere denaro e gioielli. Molto spesso ricorre al doppio gioco e si serve dunque di un Lupin perso di lei, che scaricherà non appena avrà raggiunto i suoi interessi. Tuttavia, molte volte le va male con questo suo modo di fare e riceverà delle vere e proprie lezioni dal ladro. Nitro paragona quindi la sua donna a questo personaggio e nel pezzo inveisce continuamente contro di lei. Le dà del cancro e descrive i comportamenti di una donna bellissima paragonata ad una Venere che non ha fatto altro che giocare con i suoi sentimenti.
Non è diversa dalle altre ragazze, solamente è più problematica. E il cantante vorrebbe aprirle il petto per vedere se la bellezza esteriore si rifletta anche dentro. Il tutto con le frasi ridondanti del cantante originale del brano, Mikey Jupe dei Legend, che rimarcano in lingua inglese e con una certa malinconia le parole del rapper veneto. Principessa, se un rapporto sembra guerra, resta merda, stop. Tieni la finestra aperta, senza l'aria la tristezza che mi smembra. Vedi da te che questa cella è già più fredda, e chiedi di me perché non è più come sembra. L'odio che caratterizza Margot di Nitro si vede invece molto poco in Buenos Dias di Fred De Palma, che fa uscire la sua rabbia solamente nelle parti finali della canzone. Egli, infatti, in questo brano del 2016, spiega come appunto si sia passati dal dirsi buongiorno al dirsi buenos dias, ovvero arrivederci. Racconta la loro storia, che lui descrive addirittura come un tunnel senza una luce in fondo. Sul finale, come già detto, subentra la sua rabbia, e il cantante spera addirittura di poter cucire la bocca della sua ex compagna. Inoltre, non si risparmia dall'attaccare le amiche di lei, definendole vipere traditrici e bugiarde. La bocca a ripensare a te, non ti ho mai vista ridere, a parte che con quelle quattro vipere che tradiscono per sentirsi libere, hanno studiato lingue per mentire a più gente possibile. Alla rabbia subentra invece la pazzia in Yolandi di Schioffi. In questo brano l'artista racconta il crescendo della sua relazione con una partner. Tuttavia, visto l'estremo epilogo, racconta probabilmente un misto di cose successe realmente e immaginazione. Racconta di una relazione molto intensa, con rapporti sessuali anche molto violenti. Tuttavia, il protagonista del brano scopre di essere stato tradito e dunque commette un omicidio ai danni della sua partner. Il brano dunque esprime appieno tutto il delirio e la follia suscitati dall'essere stati ingannati. Amore mio, ti amo da impazzire, sai che non desiderei nient'altro. Amore, sono a casa, ti ho comprato il carino che ti piaceva tanto. Il tempo di dirlo e scopro che qui dentro non sono l'unico cazzo. Marrakesh, come molti colleghi, non si fa problemi ad utilizzare un linguaggio forte per parlare delle sue ex. In Roie le descrive come donne che aprono le gambe e si concedono la sola vista del denaro, e che non fanno altro che desiderare gioielli, borse e regali. La mia ex era una troia, ma se ci penso, essere troia non era il peggior difetto. Se me l'avesse detto, io almeno l'avrei pagata. Chissà. Nel brano Cenerentola assassina, Clover Gold accusa la sua ex di essere una donna facile, dissoluta, che va a letto con tanti uomini solamente per avere qualcosa come ricambio, come gioielli o profumi. Immagina dunque tutte le mani che l'hanno toccata, tutti i letti che ha scaldato e tutti i volti delle persone con cui è stata, che ormai dimentica perché troppo. Ti sei fatta l'amico, ti sei fatto un nemico, poi ti sei fatta e rifatta, hai perso l'appetito, hai perso forma e quella luce che illumina il volto. Io ti ho sepolto esattamente dove ti ho raccolto. L'anno avanti sia sabato sera di Mostro. Nel pezzo l'artista racconta di un sabato sera in cui cerca di richiamare la sua ex compagna e parla delle sue pietose condizioni mentali e fisiche in quel momento. Ha mille problemi e lei non è altro che una delle tante cose. L'artista ha inoltre dichiarato di aver scritto questo pezzo in un periodo di forte depressione e nel ritornello si definisce dunque quasi immune al dolore provocatogli dall'ennesima delusione. Una particolarità di questo brano è il numero telefonico all'inizio del pezzo, che dovrebbe teoricamente essere quello della ragazza. Chiamandolo però non sarà inesistente, ma come appunto viene detto da Mostro nel brano, risulterà spento o non raggiungibile. Volevo solo dirti quello che in tutti questi anni io non ti ho mai detto. Ti ho chiamata non per nulla di importante, ma perché tu mi dessi solo un valido motivo per non premere il grilletto. Infine, Parigi di Amy Schilla. In questo brano, Amy racconta del suo rapporto con la ex. Parla del loro viaggio a Parigi, dei loro bei momenti insieme, ma anche delle litigate. Spiega di come i due ora abbiano perso i rapporti e non sappiano più nulla l'uno dell'altro, e parla di lei come di un'isola in mezzo all'oceano, bella ma con niente attorno. Il pezzo è in collaborazione con Neffa, che dà un senso di malinconia generale, talvolta alternando anche il francese all'italiano. Sempre più cupi, sempre più grigi, come il cielo quel giorno a Parigi. Tu hai preferito ascoltare gli amici, ti fidavi di ciò che dicevano, e ora sei bella e con nulla attorno, come un'isola in mezzo all'oceano. Adieu.